Il progetto che proponiamo di fatto da questo punto di vista è rivoluzionario, nel senso che noi non indaghiamo nulla, cioè non è il classico contact tracing, nel senso che ci sta una persona che interroga la persona infetta, perché molto spesso la persona infetta non ricorda e qualche volta addirittura è reticente. Poi, e molto spesso i contatti non sono raggiungibili, quindi di fatto questo sistema del contact tracing non è particolarmente efficiente, c'è cioè un'efficienza intorno nel migliore dei casi tra il 30 e il 40%. Quindi il nostro approccio è completamente diverso. Noi quando le USCA vanno sul posto faranno il tampone alla persona infetta, lo faranno a tutte le persone che si trovano là a casa, dopodiché lasceranno un codice che è uguale per tutte le persone che si infettano quel giorno, cioè praticamente un codice che a noi serve esclusivamente per stabilire il giorno in cui la persona viene alla nostra osservazione. Quindi significa che se ci sono 100 persone infette in un giorno a Ferrara ricevono tutte lo stesso codice. Dopodiché si chiede alla famiglia, ai familiari, alla persona colpita di comunicare questo codice a tutti i parenti, amici e colleghi di lavoro che in qualche modo lui ritiene, indipendentemente se sono stati contatti stretti o non stretti, anche perché la variante inglese purtroppo la definizione tra contatto stretto e contatto occasionale di fatto viene a mancare perché è molto più infettiva. Quindi in questo modo noi speriamo di incoraggiare le persone a venire a fare il tampone. Quindi poi chiaramente se una persona ha un luogo identificato di lavoro, cercheremo di fare il tampone a tutte le persone di quell'ambito di lavoro. Però ecco, in qualche modo diamo una garanzia in più alle persone. Noi non vogliamo indagare, noi vogliamo che le persone vengano spontaneamente, presentandoci con questo codice, dice bene, noi siamo entrati in contatto con una persona positiva. Non sappiamo chi è questa persona positiva, né ci interessa, però ci interessa il giorno, perché il giorno ci serve per calcolare l'RT, cioè ci serve per calcolare come si modifica la trasmissione nel tempo nell'area di interesse. Ecco, questa è l'unica ragione perché noi abbiamo legato il tampone a un determinato giorno, perché la positività progressiva per giorni ci serve a questo scopo.